Come stai? Eccomi, bene, grazie, bene, bene, bene. Hai visto che abbiamo, hai sentito che abbiamo parlato adesso di monkeypox come una vaccinazione specifica per una popolazione specifica. Tu sei una persona che ci puoi dare, una spinta, una motivazione per quelle vaccinazioni che viceversa effettivamente servono a tutti. Abbiamo parlato, di Covid-19 anche la volta scorsa che ci siamo interrogati su questi schermi, ci stiamo avvicinando alla stagione invernale e quindi c'è un problema di flu che sta arrivando e di vaccinazioni per l'influenza. Le persone con HIV, che sono le nostre, diciamo, la popolazione target nostra, è probabilmente maggiormente esposta a questo tipo di patologie. Vorremmo sentire tu che cosa ne pensi, sia sul Covid-19, che se andremo avanti per tutta la vita con 4, 5, 6, 7, 8, 9, e comunque che tu ci dessi il tuo parere sulla vaccinazione dell'influenza che ci sarà proposta tra pochi giorni. Sarebbe molto importante, a mio parere, non chiamare le dosi del vaccino anti-Covid prima, seconda, terza, quarta, quinta. Ovvero, noi il primo anno abbiamo fatto 3 dosi, ma diciamolo perché abbiamo fatto 3 dosi: perché sono comparse delle varianti, in particolare la variante Delta, sulla quale 2 dosi di vaccino non erano sufficienti a darci una copertura adeguata. Quindi nel 2021 ci siamo quasi tutti, o buona parte di noi, vaccinati con 2 dosi iniziali, più abbiamo fatto un terzo booster. Nel 2022, ovvero anno dopo alla prima dose, al primo ciclo vaccinale, c'è bisogno del richiamo, esattamente come si fa per quanto riguarda l'influenza. Allora, noi per l'influenza, ripeto, io sono arrivato alla 22esima anno che mi vaccino consecutivamente, eppure non ho detto che ho fatto 22 dosi di vaccino, ho detto che ho fatto richiamo annuale. E così forse sarebbe il caso che facessimo per quanto riguarda il Covid. Quindi chi quest'anno fa la dose di vaccino oggi, quando la raccomandiamo, avrà fatto la dose annuale di vaccino anti-Covid. E qui mi collego al secondo punto di cui Filippo mi chiedeva, che è quello della vaccinazione antinfluenzale. Mi pare evidente che se mi metto in qualche modo in maggiore sicurezza nei confronti del Covid, che oggi fortunatamente nella grande maggioranza dei casi è una forma simile influenzale, altrettanto mi devo mettere in sicurezza anche nei confronti dell'influenza. E quindi vaccino annuale per l'influenza nelle categorie alle quali consigliamo la vaccinazione per il Covid, quindi over 65, fragili, evidentemente anche all'interno soggetti HIV positivi e altri soggetti in qualche modo immunodepressi. Ma non dobbiamo dimenticarci neanche quello che riguarda le altre vaccinazioni, perché prima si discuteva della vaccinazione del vaiolo delle scimmie, che è assolutamente utile, ma ce ne sono tante altre che andrebbero fatte perché ci consentono di prevenire una serie di altre problematiche. Pensate alla vaccinazione dello pneumococco. La vaccinazione dello pneumococco nella popolazione, diciamo, potenzialmente a rischio per forme invasive, tra cui evidentemente vanno inclusi anche i soggetti HIV positivi, è una vaccinazione straordinaria che ci dà veramente una copertura, intanto che dura fino a 5 anni, quindi ne faccio la dose e per 5 anni in qualche modo sto tranquillo. E poi mi previene le forme di polmoniti, mi previene le forme di meningiti, mi previene anche delle forme invasive di otite. Quindi i vaccini, ci sono molti vaccini che ci permettono in qualche modo di vivere meglio la nostra vita, pagando tutto sommato uno scotto limitato per quel che riguarda gli effetti collaterali e in qualche modo le problematiche. Poi, insomma, penso che chi più di un'associazione che si occupa e che parla di HIV sa bene che cosa vogliono dire gli effetti collaterali dei farmaci, no? Voglio dire, non credo che ci ricordiamo tutti che cosa voleva dire i gravi effetti dei primi antiretrovirali, no? Voglio dire, quindi oggi, quando parliamo dei vaccini, parliamo comunque di farmaci, perché sono farmaci che possono avere degli effetti collaterali, ma sono decisamente meno frequenti di quelli che si possono avere con
altri tipi di farmaci. Tutte le altre vaccinazioni a cui sottoporci, a cui è opportuno che si sottoponga la popolazione a rischio, dovrebbe diventare più accessibile. Nelle nostre ogni regione ha una sua regola, ogni città ha una sua regola, ogni ASL ha una sua regola. Quindi su questo noi ci troviamo molto in difficoltà, perché a volte è il prescrittore che prescrive perché si va dalla ASL. La ASL dice, ma tu non sei prioritario come gli altri. Gli altri hanno maggiori priorità. In altre ASL si fa direttamente all'ospedale. Gli uffici di igiene non sono di supporto più in questo senso. Quindi tutta questa materia, anche grazie a delle ottime leadership che ci sono in questo settore, dovrebbe essere un attimo risistemata, perché per noi è estremamente complesso capire se è più urgente la poliomielite o il meningococco, la difterite o l'herpes zoster. Ma guarda, concordo pienamente. Io credo che bisognerebbe trovare il modo di offrire la vaccinazione e che tutto questo avvenga nella maniera più semplice possibile. Addirittura l'ideale sarebbe se quando si vanno a fare in qualche modo gli incontri col medico nell'ambito dei centri dove si distribuisce la terapia o dove in qualche modo si agiscono consigli, già lì avvenisse la vaccinazione, o quantomeno, se non all'interno dei centri di malattie infettive, in un centro vicino, cioè dove c'è magari uno si reca e contemporaneamente fa entrambe le cose. Questo vorrebbe dire essere organizzati bene, e questo mi pare che sia quello che, per esempio, succede nell'ospedale dove io lavoro, dove Di Biagio si occupa di tutte queste cose, e mi pare che le persone abbiano una vaccinazione e un percorso all'interno direttamente della stessa struttura. Io credo che verso questo dovremmo muoverci anche nel futuro, ma questo secondo me non vale solo per gli HIV positivi, per i soggetti HIV positivi, dovrebbe valere per tutti i soggetti seguiti nell'ambito dell'ospedale che abbiano dei problemi immunologici, immunitari. Penso al soggetto con la leucemia, penso al soggetto con linfoma, penso al soggetto con l'artrite reumatoide. Cioè, queste persone dovrebbero, quando sono seguite nell'ambito di un centro, dovrebbero lì ricevere i consigli della vaccinazione e la vaccinazione stessa. Questo aiuterebbe, secondo me, molto alla compliance nei confronti della vaccinazione. Sì, ma il problema purtroppo non è la dichiarazione, il problema è l'azione. L'Italia non vuole spendere per cose che non vede, perché la prevenzione è una cosa che non si vede. Sappiamo benissimo noi che prevenire è meglio che curare, sia in termini sociali ma anche in termini economici. Purtroppo il burocrate vede esclusivamente i termini economici. Quindi voi che avete la leadership culturale su questa materia dovreste essere quelli che ci guidano nell'azione. Ma io ti dico, io sono d'accordo, sai, il problema è che io ci posso avere tutta la leadership del mondo che voglio, però poi io posso agire in qualche modo su quella che è la regione nella quale io lavoro, e qui in qualche modo lo abbiamo fatto. Poi sai, io il ruolo nazionale non ce l'ho e non ce l'avrò e non ce lo voglio neanche avere. Ce l'hai, ce l'avrai e ce l'avrai per sempre, perché sei Simit. Beh, comunque io mi auguro in qualche modo che le cose che le cose cambino, però sai, io faccio il medico, poi a livello organizzativo posso dirti come vanno le cose qua da noi, negli altri centri questo purtroppo io non ne sono responsabile.
No, d'accordo, no, questo sono perfettamente d'accordo, però abbiamo bisogno di essere guidati in questa politica di prevenzione. Stiamo vivendo molte difficoltà per la PrEP, stiamo vivendo molte difficoltà per tutte quelle che, poi figurati, tra un po' arriva la PrEP iniettabile, è passato già lo studio negli Stati Uniti per l'iniettabile long acting, figurati, noi ancora dobbiamo arrivare all'orale in termini di preparazione. Allora, non c'è questa cultura in Italia. Chiediamo a chi la può regalare, a chi la può vendere, vendere in termini morali, in termini di cultura, ha le campane sorde della CIMIT e alle campane ancora più sorde delle istituzioni. Di questo abbiamo bisogno noi del supporto. Guarda, io ti do tutto il supporto che vuoi, mi pare che io non ho, lo avete visto in questi 2 anni, non ho mai avuto paura di dar testate, ne ho date tante, però la sensazione è che le campane siano proprio sorde, come hai detto te. Proprio, però questo dovrebbe far parte di linee guida specifiche, e che vengano anche in qualche modo, sanzionate sia da AIFA sia da, EMA nel caso in cui non vengano applicate. Perché questo è un danno, cioè se noi abbiamo fatto queste organizzazioni internazionali è anche per proteggerci dal danno economico, oltre che sociale e umano. Sì, assolutamente. E tra l'altro ho visto che per le persone che non hanno la priorizzazione per avere questi vaccini, il costo dei vaccini è estremamente elevato. Cioè, Sì, uno lo deve fare di tasca. diciamo che nell'ambito dei soggetti, tutti i soggetti HIV positivi rientrano, credo, nella maggioranza delle regioni tra quelli esenti da tutti i vaccini, dal vaccino della zoster, al vaccino del pneumococco, ovviamente vaccino antinfluenzale, anti-Covid, e sono tutti, vaccino ovviamente del vaiolo e scimmie, dovrebbero essere tutti gratuiti e dovrebbe esserci un accesso assolutamente facilitato. Per esempio, però viceversa, non è assolutamente facilitato né automatizzato il numero di, anche se ti danno una schedina, la schedina dopo 7 anni per rifare lo pneumococco, la perdi la scheda. Quindi evidentemente non ti ricordi se sono 6 o 8 e hai quella mancanza di copertura. In un'epoca fragile, in un'epoca di fragilità o di vulnerabilità. Quindi tutto questo va risistematizzato. Noi siamo nelle commissioni per poterlo fare, però abbiamo bisogno di quegli esperti che ci diano un pochino di motivazione, che quella culturale c'è. Abbiamo vinto battaglie nell'arco dei 40 anni. Ma la battaglia che non stiamo riuscendo a vincere in questo periodo è quella della PrEP. Quindi stiamo nel settore prevenzione e nel settore prevenzione abbiamo bisogno di assistenza. Di assistenza culturale, di lobby. Io ci sono, presente. E allora gli diamo appuntamento tra 4 mesi. In modo da avere un disegno proprio di una strategia che potremmo e dovremmo far implementare. Fa parte del discorso che dovremmo fare con tutte quante le altre associazioni di altre patologie che Sarà rendono. un piacere, un vero piacere. Grazie Grazie infinite, dell'invito. ci vediamo spero a Roma. A Vieni a partire. Roma presto? Presto non credo. Se intendi per fare il ministro, io sono ben contento di continuare a No, fare il mio mestiere, quindi il per ministro non lo fare il tuo vado a fare. mestiere parlano di Scorpione, Sagittario, Gemelli. Va bene, vedremo, vedremo.
vedremo. Io sto bene a Genova, però vedremo. Roma è una bellissima città da visitare una volta ogni tanto. Scherzo. Grazie infinite, Matteo. Grazie a voi. A Ciao, presto. Un bacio a tutti.